L'Aquila Grandi Speranze, così si intitola la fiction sul terremoto dell'Aquila, presentata questa mattina all'auditorium del Parco del Castello alla presenza del regista Marco Risi e del cast tutto d'eccellenza. La fiction è pronta al debutto, sarà trasmessa in prima serata a partire dal 16 aprile in 6 puntate. Un racconto che si dipana tra le vie del centro storico dell'Aquila e racconta appunto sotto la regia di Risi come, dopo 2 anni dalla distruzione della città, un gruppo di giovani decida di ripartire da zero, riappropriandosi di una parte della zona rossa. Il centro storico, chiuso e inaccessibile fino a quel momento, diventa un luogo da cui ricostruire la propria vita mattone dopo mattone. Gli adulti vivono ricordando e dimenticando proprio quel centro storico, mentre i ragazzi vogliono vivere il presente e ricominciare. Una storia in cui si rispecchia una generazione che vive problemi post-sisma. Del cast fanno parte Giorgio Tirabassi, Donatella Finocchiario, Valentina Lodovini, Luca Barbareschi, Francesca Inaudi, Enrico Iagnello e Carlotta Natoli. Gran parte del cast è però composto da giovani attori e molti aquilani per interpretare le comparse. Tra loro ci sono anche giovani attori professionisti contattati tramite le scuole di teatro. Per me è stata la prima volta di un film così lungo e poi girato qui in questa città quando ancora, anche se erano passati 7 anni dal terremoto, c'erano ancora tante cose da rimettere a posto.